Ok, ecco, per rivedere il discorso iniziale, nelle corde interne avremo 1, turn around, 6, 2, 5. 1, 6, stato fondamentale del 2, turn around, 5 dominant, eh? Ora, ovviamente, seconda inversione lo trasformo aumentando la settima in major sul 1, 6, 2, 5. Ripeto, 1, 2, 6, pardon, perché minchia, 2, 5, 1, 6, 2, 5, 1, 6, che cazzo, 1, questa cosa qui, al di là della naturalezza con la quale svolgi, deve essere chiaro come tu vai a distribuire lungo il manico tutti i shorts. Non è una cosa che ci metti 2 minuti a farle, ci vuole magari un po' di esercizio. Per cui non è chiaro anche che non è magari gradevole e avere un senso trasportare queste cose in questa modalità. Magari non è solamente musicale questo trasporto. Ha un senso magari dire fare 1, 2. E 1, pardon, 5. Per cui non è solamente opportuno sviluppare il turnaround all'interno di questo settore. È opportuno iniziare a avere chiaro il turnaround su tutto il rapporto delle corde, per cui 1, 6, ovviamente 2, 5. Siccome noi abbiamo visto primo rivolto, secondo rivolto, e ora queste non te le sto a mostrare, però le vedi dimostrate sul blog come le diteggiature, terza inversione, stato fondamentale per il maggiore, ovviamente dominante, 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 stato fondamentale della dominante, minore, minore, second inversion, terza inversione minore, stato fondamentale, così che ovviamente semidiminuito in prima inversione, con la quinta flat, no? Di conseguenza tu inizi a fare, come abbiamo visto, nel turnaround 1, 6, dici ok, trasporto, dici 1, pardon, 1, second inversion, 6, in questa terza inversione, minore. Il primo 2 che vado a utilizzare, in questo senso qual è? È quello dove ho il re in questa posizione. E ovviamente uso questo minor 7 e uso questo G dominant. Per cui vedi che in questo caso sì, major 7 e minor 7, se qui abbiamo usato la prima, il La lo trovo spostato in questa direzione. Come lo trovo spostato in questa direzione? Stato fondamentale, così che utilizzerò poi ovviamente la first inversion, per cui stato fondamentale. Quindi qui avevo secondo rivolto, terzo rivolto, stato fondamentale, first inversion e minor 7, e li vedi distribuiti, no? Per cui abbiamo detto terza inversione, perché spiegare poi uno, stato fondamentale A minor 7, D minor 7 second inversion in stato fondamentale G dominant, per cui 3, 4, tu immagina quello che io ho appena trasportato sui canti,
lo vado a trasportare sui bassi. Se io ho appena fatto una first inversion, traslo on the top, on the bass, A minor 7, D minor 7, G dominant, qui vedi che ho opportunamente riempito tutti questi settori con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, già 8 forme, considerate quelle centrali, di turnaround in C major 7, perché teoricamente, se tanto mi dà tanto, tu avresti potuto fare. Vedi quante ne possiamo utilizzare, e non solo per una varietà di arrangiamenti, per una distribuzione di voicing, ma per una questione poi di armonizzazione in termini polifonici di quello che vogliamo mettere al canto, per una questione di arrangiamento di brani che vedremo, e come abbiamo già visto in passato su quello che è prendere un brano. Per cui abbiamo detto 1, 6, 2, 5, 1, 6, 2, 5, 1, 6, 2, 5, 1, in questo caso 6, 2, 5. Vedi che come tu vai a poi prendere ciò che c'è al canto, lo vedi al basso, perché fondamentalmente, come tu vedi un Do, lo vedi qui, lo vedi qui. E lo vedi in dominante, no? E lo vedi ovviamente qui. E lo vedi ovviamente minore. Per cui, nel senso, nello stesso modo, lo vedi andare a distribuire. Per cui è una cosa che per forza deve essere traslata nel rapporto dei 251 negli 1625. Non è una rincorsa all'essere, secondo me, come ti ho detto prima, materialmente perfetto nell'esecuzione, ma essere conscio in quello che fai. Nel momento in cui tu hai questa percezione, questa padronanza, hai risolto tutti i tuoi problemi. Poi, voglio dire, te lo faccio sentire perché è un periodo in cui mi risuona nella testa. Tu prendi un brano come Angel, nell'intro vedi che utilizzi fa diesis minor 7 barra, questo mi bordone è una seconda inversione minor, fa diesis e le trasporti, no? Per cui queste rivolte. Per cui vedi che determinate cose le vai comunque utilizzando.